La puntata di oggi di Sociaria Land of Emotions ci ha portato tra i Monti Ernici alla scoperta della Certosa di Trisulti, un luogo ricco di spiritualità, di arte e di storia. Infatti fu fondata nel 1204 sotto il papato di Innocenzo III e ha ospitato fino al 1947 i monaci dell'ordine dei Certosini. Ad essi si sono sostituiti poi i cistercensi che sono attualmente custodi di quello che oggi è un monumento nazionale. L'ordine dei Certosini fu fondato da San Bruno di Colonia nel 1084, nelle Alpi del Delfinato, in un luogo chiamato Cartusia, donato a lui e ai suoi primi compagni da Ugo, vescovo di Grenoble. Fu un ordine riformato dei Benedettini che privilegiò la scelta della vita eremitica del singolo monaco sempre secondo la regola dell'ora et labora. L'ordine ebbe una grande diffusione in Europa soprattutto dal XIV secolo. Iniziamo quindi la visita a questa antica certosa accompagnati da un monaco veramente speciale. Entriamo adesso nel coro dei conversi della chiesa di San Bartolomeo a Trisulti. Siamo in compagnia di padre Claudio Cristini che ci accompagnerà nella visita a questa splendida chiesa. Una chiesa che conserva opere pittoriche, opere d'intaglio, lignee tra le più belle della nostra provincia. Non possiamo fare a meno però prima di alzare gli occhi al cielo e guardare questa splendida volta affrescata con la gloria dei santi. La ammiriamo con padre Claudio. La volta della chiesa di Trisulti di per sé è del 1200, costruita da Innocenzo III Papa. Il Caggi addirittura ha avuto la grazia di mettere la data di pittura, 1683. È una volta che poi è stata massacrata dall'acqua, perché il guaio di Trisulti, che confina con la Valle dell'Inferno, quando arriva il vento praticamente si riempie di acqua. Difatti loro hanno fatto l'arco a sesto acuto proprio per evitare che l'acqua si fermasse sulla volta stessa, e poi hanno aggiunto anche la volta praticamente a schiena d'asino perché l'acqua sarebbe scesa. Con tutto che il Caggi l'ha dipinta nel 1683, l'acqua ha fatto dei danni non indifferenti. Giù in fondo alla gloria dei santi c'è il loro San Brunone, perché essendo il fondatore Cicero pro domo sua l'hanno messo per primo, solo dopo San Giuseppe, gli altri sono tutti dentro San Brunone. È una volta molto bella, tanto che quando mi arrivano i visitatori, specialmente gli anziani che vengono, vanno in estasi e dicono: sembra la Cappella Sistina, e li correggo dicendo: beh, diamo a Cesare che è di Cesare, la Cappella Sistona non puoi dire proprio. Però vedendo tutto il gioco di prospettiva, ma soprattutto il lavoro degli angeli che scorazzano in cielo, significa che l'autore era molto capace anche di saper dipingere.
La chiesa certosina è divisa in due parti molto precise, la parte dei fratelli conversi e la parte dei padri che vivono la vita di solitudine. I fratelli conversi chi sono? Sono monaci a tutti gli effetti, però non avendo molto cultura, oppure scegliendo la solitudine perché non scegliendo la solitudine perché è una cosa molto dura, portano avanti l'economia della casa, forno, mulino, orto, stalle e risulta anche la farmacia. E poi debbono pensare alla vita dei monaci di solitudine, gli portano da mangiare, gli lavano i panni, gli debbono portare la legna. Quindi le certose che sono grandiose non hanno poi tanti monaci, perché i monaci di solitudine nel grande chiostro hanno i loro appartamentini. Quindi è una chiesa molto bella e affascinante, perché pensare in mezzo a questo bosco immenso, trovare un simile tesoro sembra una cosa impossibile. Il coro dei conversi fu realizzato tra il 1688 e il 1693 da abili artigiani sociari che provenivano da Latri e da Arpino sotto la direzione del monaco certosino padre Stefano. Padre Claudio, questo coro ha delle particolarità, vero? Soprattutto in alcune sculture. Perché avendo avuto il coro interno dei monaci certosini fatti da artisti francesi, il quale non hanno per niente pensato che erano monaci così austeri, dove poi vedremo ci sono tutte figure di animali, tra cui anche l'unicorno. E allora, per non cadere nello stesso errore, hanno messo il monaco a guidare questi scultori. È un coro molto più bello dell'altro, anche se quello impressiona di più perché ci sono queste figure di animali. Poi, vedendo che avevano fatto tutto uguale, si sono specializzati a fare le testine dei monaci. Non sono ritratti, ma siccome i monaci certosini, fratelli conversi, portano la barba, allora hanno messo il cappuccetto con tutta la barba, ma è di un valore inestimabile, di una bellezza inestimabile. Loro usavano il legno di noce che fornivano i monaci, in quanto era pieno di alberi di noci. Loro tagliavano sti grandi tavoloni e li tenevano da parte per anni, per cui ecco perché non si trovano tarli che mangiano tutto. Di risulti non abbiamo questo problema di tarli che scavano mezzo mondo. Quindi. Sulle pareti al di sopra degli stalli del coro dei conversi ci sono due splendide tele, opera del pittore napoletano Filippo Balbi. Esse rappresentano due episodi lontani nel tempo, ma accomunati dal sacrificio degli uomini nel nome della fede in Dio. Nella tela di sinistra è rappresentato un episodio tratto dal libro dei Maccabei dell'Antico Testamento, il martirio di sette fratelli e della loro madre, avvenuto per ordine del re Antioco IV Epifane. Essi non volevano trasgredire la legge dei padri e per questo furono dal re sottoposti a tragici supplizi. I cristiani considerarono questi martiri del giudaismo i precursori dei martiri di Cristo. Nella tela di destra, il Balbi dipinge il martirio subito da 18 monaci certosini a Londra nel 1535. Era re Enrico VIII, che esigeva dai suoi sudditi di essere riconosciuto capo della Chiesa inglese. I monaci di alcune certose inglesi si recarono dal vicario del re, Thomas Cromwell, per informarlo che essi non potevano prestare tale giuramento e per tutta risposta furono arrestati, processati e condannati a morte. Il coro dei conversi è diviso dal coro dei monaci da una struttura in muratura.
qui nella chiesa della Certosa di Trisulti essa è costituita da una splendida opera in muratura decorata con marmi preziosi ed il passaggio dall'uno all'altro coro avviene attraverso una magnifica opera d'arte. È vero, padre Claudio? Sì, è una porta fatta dai Clofer. Sono artisti altoatesini che hanno lavorato molto nella farmacia. Tutte le strutture della farmacia sono loro. Poi forse per fare un regalo particolare ai monaci si sono impegnati a fare questa porta che è uno spettacolo unico, perché sono due pezzi monolitici. Non è tanto scolpirla ma pensarla, che chiudendo vengono fuori due rose che sembrano un gioco di prestigio. E purtroppo sono pezzi unici monolitici, non so quando avranno occupato di tempo per poter tirar fuori una porta così stupenda, però andare all'altro coro avevano bisogno di qualcosa di molto, molto interessante, è la cosa forse più bella di opera d'arte che abbiamo a Trisulti come scultura lignea. Quindi attraverso questa meravigliosa porta adesso entriamo nel coro dei monaci. Padre Claudio, qui i monaci pregavano, cantavano. Soprattutto la salmodia era sempre fatta attraverso il canto. Fuori non ci sono elegie perché loro non sono molto colti, vivono una vita piuttosto, la preghiera è mnemotica, non hanno una preghiera di lettura. Invece il monaco di solitudine ha questi immensi elegie dove c'è tutto il canto gregoriano, molto grandi perché potevano accedere tutti quanti per il loro canto. E loro avevano un coro che hanno fatto i francesi nel 1500. Loro non potevano fare il coro grande perché la solitudine non gli dava tutto questo permesso. Però i leggi, secondo me, l'hanno fatto i monaci perché l'unico tornito è uno solo. Questo stavano tornendo un po', però ecco, hanno questa capacità con la loro solitudine, gira su se stesso. Se il vecchio monaco non ci vedeva bene, non aveva bisogno di allungare il collo perché avevano scogitato il sistema di poterselo avvicinare, di poterlo riportare indietro, potevano portarlo a destra e a sinistra senza fare nessuna fatica. Poi una cosa molto bella, avevano le famose sputacchiere che solo un certosino poteva pensare. Un anziano nel 1200, 300, 400 tra bronchite, polmonite, perché devono venire dalla vecchia Certosa, e allora non si potevano portare un lenzuolo, avevano bisogno appunto di qualcosa che li portasse, aspettiamo. Ma la cosa che io ho sempre ammirato di più, e noi cistercensi non abbiamo, hanno un pezzettino di sedile aggiunto al sedile. Il monaco si sedeva, però se si sedeva per tutto il tempo non si riusciva ad alzare. Al santo si riusciva a mettersi in piedi, ma stare tanto tempo indietro per la preghiera, allora gli hanno regalato forse la cosa più bella. Si chiama la misericordia. Il vecchio monaco si alza, le gambe tremano, si appoggia così, si risiede praticamente e continua a pregare. È un coro stupendo in se stesso, però non adatto ai monaci di austeri, di come erano loro austeri. Adesso vi faranno vedere un po' teste di animali, teste di delfini, insomma cose che loro forse non avrebbero mai desiderato. È una chiesa stupenda anche perché era solo per uso e consumo loro, dove si respira un'aria un po' di misticismo. Nel coro dei monaci, ancora due tele del Balbi mettono in relazione l'Antico Testamento con un episodio della vita dei Certosini. Sulla parete di sinistra è rappresentato il miracolo di Mosè che fa scaturire dalla roccia l'acqua per il suo popolo assetato, accampato nel deserto del Sinai dopo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto.
Mosè ha sulla fronte due raggi netti di luce intensa, irradia luce, quella luce che lo aveva avvolto dopo aver ricevuto le tavole della legge da Dio. Sulla parete di destra è rappresentato San Bruno di Colonia, padre fondatore dell'ordine dei Certosini che, come Mosè, fa scaturire con le sue preghiere l'acqua necessaria al monastero di Cartusia. Attorno a lui i monaci sono stupiti, meravigliati, atterriti, mentre i frati conversi assistono al miracolo e ringraziano il Signore a mani giunte. Anche sul capo di San Bruno c'è una fonte di luce. Sono le sette stelle, simbolo dei sette monaci che fondarono la Grande Chartreuse. Dio è bellezza, secondo i Certosini, e qui nel presbiterio della chiesa della Certosa di Trisulti, l'altare ci parla veramente di una bellezza eccezionale. Padre Claudio. L'hanno progettato i Fortini di Roma, sono orafi e artisti da sogno, perché prima di tutto portare un altare con 40 marmi preziosi da Collepardo ha richiesto un lavoro incredibile, perché lo dovevano portare in testa sulle ceste le donne di Collepardo. Essendo lapislazzolo pieno di pagliuzze d'oro ed essendo marmi molto preziosi, non si potevano portare su un mulo o su una slitta perché si sarebbero frantumati. Però la bellezza soprattutto dell'armonia dei colori, sono 40 marmi preziosi presi un po' da tutte le parti del mondo, e dall'Italia e l'altra. Abbiamo il lapislazzolo dell'altare che è qualcosa di favoloso, quello più colore intenso e quello più chiaro. Poi purtroppo abbiamo avuto dei danni non indifferenti, perché sulla porticina del tabernacolo c'è praticamente un'ambra. È la terza ambra che abbiamo rimessa. L'ambra di Trisulti, secondo gli esperti, aveva 12-13 milioni di anni, con dentro un'ape e una mosca fossilizzata, qualcosa che si ripeterà forse dopo miliardi di anni. E soprattutto è un'armonia che puoi guardarla per una vita intera, senti sempre una gioia guardandola. C'è un gioco di colori che affascina. Dal verde, abbiamo sotto c'è un ametiste, che poi gli orafi romani che facevano parte della squadra dei Fortini hanno riempito di una croce stupenda. Ma ciò che è stato sempre la mia favola è la porticina di tabernacolo. Fondere una porticina di tabernacolo semitonda con tre gruppi di angeli, poi mettere attorno al tavolo tutti i 12 apostoli, poi significare guardandoli nell'espressione. Giuda addirittura ha sotto il braccio i soldi con cui aveva venduto il Cristo. Poi abbiamo sul tavolo l'agnello immolato, il coltello, il pane, il bicchiere, il piatto, qualcosa di incredibile. Il movimento della tovaglia, la prospettiva del pavimento, e sotto c'è un braciere. Un bambino con una brocca in mano, dall'altra parte due brocche. Come possa fare un artista, se non è un genio, fare un tabernacolo di una bellezza che purtroppo per Padre Claudio è stato sempre un po' un guaio, perché
Quando uno celebra la messa e si trova con uno spettacolo simile, è facile distrarsi, per cui bisognava pregare sempre con la testa abbassata. Poi i marmi sono favolosi, guardate. Oltre all'ametista ci sono questi due specchi di alabastro che danno la sensazione che siano uguali. Poi, esaminandoli, saranno stati tagliati dallo stesso pezzo, però poi hanno molta diversità perché non ha quella profondità di portare per forza di osmosi lo stesso disegno. A terra poi c'è un po' la storia dei Certosini, il braccio col coltello perché è dedicato a San Bartolomeo, il quale è stato scorticato vivo. Poi abbiamo la rinuncia che San Bruno ha fatto al Vescovato della Calabria e poi le sette stelle che fanno parte proprio dello stemma dei Certosini. Quando Bruno chiese un luogo di solitudine al Vescovo di Grenoble, aveva sognato stelle per tutta la notte, quindi la più grande è la sua e sette compagni che l'hanno seguito praticamente nella scelta radicale della solitudine più assoluta. Quindi l'arte dono di Dio è l'arte che devotamente esalta la spiritualità. Nel presbiterio, ai lati dell'altare, due dipinti di Michelangelo Veri, realizzati nel 1600, ci descrivono il martirio di San Bartolomeo Apostolo, avvenuto probabilmente nel primo secolo d.C. sotto il re Astiage. Sono rappresentate due tradizioni iconografiche diverse. Una secondo la quale il santo fu condannato ad essere scorticato vivo e l'altra invece secondo la quale la morte del santo sarebbe avvenuta per decapitazione. La pala d'altare è stata dipinta nel 1600 da Giuseppe Caci. La Madonna con il bambino vede ai suoi piedi San Bruno sulla destra e San Bartolomeo sulla sinistra. A San Bartolomeo è dedicata la chiesa della Certosa. Abbiamo terminato la visita alla chiesa della Certosa di Trisulti dedicata a San Bartolomeo e all'Assunta e siamo venuti qui nel chiostro, ci siamo seduti per riposarci un po'. Ma Padre Claudio, questa fontana è una fontana particolare, vero? Sì, perché i Certosini che hanno tirato asfalto per tanti secoli l'hanno fatta di asfalto. È immensamente bella perché è una fontana rinascimentale, però il tutto è stato creato colando asfalto per tanti secoli, perché sotto la Certosa ci sono chilometri e chilometri di gallerie da cui hanno tratto l'asfalto e hanno fatto tutta la pavimentazione. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma come aveva predetto Padre Claudio, non siamo riusciti a completare la visita alla Certosa. Padre, possiamo tornare? Io sono un po' una ruota di scorta, però posso intercedere presso il priore perché non solo fate una cosa bella, ma fate anche un reclame a un monumento che merita immensamente di essere veduto da chi non ha mai veduto. Bene, allora ci vediamo alla prossima puntata ancora dalla Certosa di Trisulti.